Nell'arco appunto degli ultimi 2 anni, insieme ad altre società, Rocksoil ed SWS, appunto, abbiamo svolto l'ispezione approfondita di buona parte, appunto, di una parte importante, appunto, delle gallerie che sono il patrimonio infrastrutturale di Autostrade per l'Italia, in particolare appunto a Genova, ma non solo. E a seguito della fase appunto di ispezione approfondita, per cui curando quelle che sono state appunto la fase anche di risultanze delle indagini che sono state eseguite, abbiamo progettato quelli che sono gli interventi, che sono stati calibrati appunto in relazione al quadro difettologico che man mano abbiamo riscontrato, e tenuto conto anche delle esigenze che il concessionario aveva in relazione alle chiusure previste. Per cui abbiamo progettato e poi seguito appunto insieme ai colleghi di Autostrade l'esecuzione di questi interventi, che sono interventi di vario, diciamo così, intensità, da interventi più light che riguardano appunto reti e bullonature autoperforanti, a interventi molto più pesanti che riguardano appunto preconsolidamento al contorno, fresatura, sottarchi con centine metalliche o addirittura la demolizione di tutta la calotta, l'impermeabilizzazione e l'esecuzione poi di un rivestimento in calotta armato e con elementi prefabbricati, proprio per ridurre quelli che sono i tempi di esecuzione dell'intervento. Le gallerie di cui noi ci siamo occupati sono gallerie che sono state costruite prima del 77. Queste praticamente avevano una tecnica esecutiva che non aveva probabilmente, anzi sicuramente non aveva i mezzi e le attenzioni che abbiamo oggi su quelle che sono le fasi e su quelle che sono magari già le diciamo sollecitazioni che questi rivestimenti avevano in fase di esecuzione, proprio per la fasistica. E quindi appunto già in fase appunto esecutiva magari si generavano dei quadri fessurativi che poi, in presenza d'acqua, ricordiamo che queste gallerie prima del 77 non erano impermeabilizzate, l'acqua appunto circolando per 50 anni o anche di più ha sicuramente praticamente, diciamo così, incrementato quelli che è il quadro fessurativo, che all'inizio e poi nell'arco del tempo magari appunto si è generato, praticamente dilavando dalla parte cementizia il calcestruzzo. Per cui noi troviamo appunto queste, diciamo così, queste lesioni che sono praticamente il veicolo di questo passaggio d'acqua. Questo unito anche al fatto che molto spesso in quegli anni non c'era tanta attenzione anche sulla, diciamo così, buona esecuzione del getto di calcestruzzo, per cui si creavano magari delle zone di vespaio e quindi anche là praticamente con l'acqua, zone di vespaio appunto si riempiono d'acqua, e questo può creare ulteriormente, diciamo così, difetti e danni al rivestimento.